Sarà una settimana piuttosto instabile, un po' sulla falsariga della scorsa. Continueranno a transitare delle perturbazioni atlantiche associate a delle depressioni che proprio avranno come target il bacino centro-occidentale del Mediterraneo, per cui il tempo rimane instabile, a tratti perturbato, ovviamente con delle pause perché diciamo da domani e direi fino al giorno 25 compreso. Non mancheranno occasioni per piogge, anche per qualche rovescio. Una prima perturbazione transiterà tra la prossima serata e la mattinata di domani, quindi porterà qualche pioggia, qualche rovescio, però fenomeni non molto intensi, oggettivamente. Piogge soltanto più consistenti sul crinale appenninico. E questo si allontanerà abbastanza rapidamente verso nord, dopodiché seguiranno un paio di giorni, diciamo così, di pausa, ma nei quali non vedremo comunque tantissimo sole, e poi a partire dal 23 un nuovo peggioramento che probabilmente ci interesserà tra il 23 e il 26, con delle piogge che in questo caso potrebbero anche essere più consistenti, e con un calo di temperature. Fino al giorno 22-23 viaggeremo su valori al di sotto della norma. Certamente l'aria è molto umida e quindi c'è una percezione di freddo superiore rispetto poi a quello che ci dicono i termometri. I termometri ci dicono che fa ancora caldo in rapporto al 18 novembre o comunque alla seconda decade di novembre. Specialmente le temperature minime sono ancora in doppia cifra.